ragazzi, e ora continuiamo con l'altra asse. Mentre mio fratello. Aspetta, raga, leggete qua. Vabbè, io continuo, poi tu. Vabbè, leggete bene. Karate fai da te. Lo so che si legge una schifezza, però. Perché l'ha scritto mio fratello. No, l'hai scritto tu. Scemorino. Ma sicuramente si legge più del tuo. Fai vedere quello che hai scritto tu. A me. Microscopico che mangio le scimmie con gli occhiali, lo dico. Karate fai da te. Nicolo, io ormai dobbiamo aspettare che si asciuga questa. Un attimo, Nico, dobbiamo aspettare che si asciuga. No! Fai i bordi. Ma mica l'hai bagnato tutto. Bene ragazzi, molto bello pittare. Van Gogh, sei nei commenti, Van Gogh, scrivici, chiamaci, Tanto mandaci un'email. Van Gogh non esiste. È esistito però. Van Gogh ti ha offeso. No, Nico, lo bagni troppo. Di pittaggio? Ce lo vediamo noi, 3, 2, 1. Ragazzi, avevamo detto che una volta che lo stucco si era asciugato, noi dovevamo girare la pedana, noi, perché sono rimasto da solo. Da solo. Non c'è nessun altro qui. Quindi ora giriamo la pedana, 3, 2, 1. Allora, si è girata da sola la pedana, non so come mai. Ok, ora non ci resterà che levigarla sotto completamente da solo. E quindi iniziamo. Attenzione che c'era il chiodo lì che mi voleva fregare. Ragazzi, un altro? Quello non entra, ragazzi, però dai. Passiamo alla parte più bella. Allora, voi starete chiedendo come mai si è fermato visto che deve ancora finire la pedana. Mi sono reso conto che a certe parti è staccata. Quindi io ora devo prendere chiodi, viti, trapano, tutte cose per aggiustarla. Vedi tu? Prendiamo il nostro amato trapano. Una vite. Una. Che se ne prendiamo di più, va a finire che finiamo le viti. E non possiamo più fare niente. Ciao, sono qui. Eccoci qua. Non sono capace di mettere le viti. È un'abilità non essere capace a mettere le viti. Per questo mi farò accompagnare dal bucalegno. Ecco qui, facciamo un foro nel legno e poi mettiamo la nostra vite. Madonna. Ecco qui ragazzi, ora devo solamente mettere la vite e poi continueremo e vedremo di pittare anche l'altro lato, ma ne dubiterò. Ne dubito, ne va bella. Pazzesco, raga, ci sono riuscito. Sgrigliamo tutti i lati. Come vi stavo dicendo all'inizio video, c'era una parte che ora non mi ricordo. Eccola qui. Questa parte qui che va tagliata. Quindi noi ora ci armiamo di seghetto sega. E
No, ma si scassa. Ma vedi tu se mi devono venire certe idee. Ma non potevo rimanere al gaming, robe varie. Non potevo aprirmi il canale Fai da te. Ho deciso di sporcarmi le mani. Vediamo così. Nia. Spugna, dov'è? Ne ha portato mio fratello. Non credo. Vabbè, dai. Non è proprio possibile che abbiamo... Eccola la spugna. Ecco. Bene ragazzi, ora aspettiamo un attimo che si asciugano e nel frattempo io, da solo, mi metterò e continuerò a levigare e aggiustare, rifinire il mio palco. Lasciate un like di sostegno, per favore, per finanziare queste stupidaggini. Va bene ragazzi, dai, io continuerò a levigare e... A dopo. Mentre le ripigavo, ragazzi, mi sono accorto che qui c'è una cosa, ovvero non si è chiuso del tutto. Quindi prendiamo questo morsetto e stringiamo tantissimo, senza far muovere il morsetto preferibilmente. Ora, non giriamo la pedana, perché se la devo girare poi devo rifare tutto da capo. E noi deve essere rapide e indolori le cose. Quindi facciamo il buco lì, mettiamo la vite che mi sono già procurato. Vite super mega grande. Non metti a fuoco. Ok, ha messo a fuoco. Vite super mega grande. 3, 2, 1. Ok ragazzi, ora dobbiamo solo mettere la vite. Allora, fermi voi. Non scrivete niente. Lo so che al contrario non si possono mettere. Ecco perché ora giro la pedana. Io lo sapevo. Solo che mi stancavo di mettere la pedana da solo. Non funziona! Ma vi sembra che doveva funzionare? Secondo me doveva funzionare. Allora, c'è il sole qui. Ora dovrebbe andare. Dovrebbe. Se no non è servita a niente questa fatica. Allora,
finito, devo girare del tutto la pedana. Non ho rotto niente. Ora mettiamo la vite, che dovrebbe entrare ora. 3, 2, 1. Fail. Anzi, che cambiamo punta, se no rischiamo che abbiamo anche la punta. E noi non dobbiamo rischiare queste cose. Troppo piccola, troppo spannata. Giga mega iper chad. No ragazzi, mi sa che dobbiamo cambiare vite perché adesso va a finire così. Io ci posso pure provare a farle entrare ancora di più. Non ci va e non ci va. Siamo il finto cacciavite. Non si può fare una cosa del genere. E non va. Manco un martello pneumatico fa questo rumore. Dobbiamo fare solo la prova del 9 se funziona. Passando 5. Allora, come posso fare? Ragazzi, troverò una situation, un modo su come farla, ma off camera. Quindi ci vediamo dopo. Ragazzi, secondo giorno in cui provo a costruire, seppure chiusa, dove provo a costruire una bellissima libreria. Ma che libreria? Una bellissima portavasi interamente con un pallet. Ed è questa la cosa più difficile. Il fatto che ti sporchi ogni 5 secondi. Ragazzi, vediamo un attimo la situazione tavole, perché le tavole io ieri off camera sono andate e le ho finite. Quindi ora inghiottiamo il telefono dal selfie stick. Qui abbiamo il nostro pallet molto grande. Qui abbiamo le nostre due tavole. Mo sono state appena pittate. Qua ci sono le mani che sono più sporche delle tavole. Qui dietro sono completate. Quindi ora non ci resta altro che finire di stuccare il nostro pallet. Guardate, bisogna stuccarlo. Poi
levigarlo. E poi ragazzi, chiama galoppo. E poi ci rimane di pittarlo e concludiamo il nostro primo episodio fai da te, che non durerà un episodio, a quello che sembra, a quel che sembra. Ora io ve lo metto velocizzato, ma velocizzato qui bisogna aspettare e finire di fare la nostra bellissima pedana portavoci. Ah ragazzi, link in descrizione del selfie stick più il mio canale Telegram, il mio nuovissimo canale Telegram. Poi vabbè ragazzi, teniamo il canale Telegram, Twitter, dove informiamo di ogni cosa. Esce un nuovo video? Informiamo del video. Esce un'offerta su Amazon? Informiamo dell'offerta su Amazon. Allora ragazzi, ora, visto che me l'ero un po' anticipato, ho finito di stuccare la nostra pedana. Cosa ci rimane? Controllare se la pedana è dritta, se ci sono pezzi storti, e poi possiamo anche iniziare a pittare. Ma iniziare, perché completamente non ci riusciremo mai. Beh ragazzi, ora andiamo a fare un controllino rapido. Ci vediamo dopo che ho fatto il mio controllo e aver riperfezionato. Ci vediamo che deve iniziare a levigare la pedana, dai. Che bel lavoro che mi rimane da fare. Vabbè, cose che bisogna fare quando prendo una decisione di aprire una nuova serie fai da te. Beh ragazzi, ci vediamo dopo, dai. Ragazzi, ho ricontrollato tutte le stuccature sopra. Ora aspettiamo che si asciuga. Qui ragazzi, un attimo, prendiamo il nostro bastoncino fai da te. Qui ragazzi, come vi avevo già detto, bisogna aggiustarlo, perché noi vogliamo le cose dritte, non le cose storte. Guardate, metti a fuoco. Guardate qui, bisogna fare, togliere questa bellissima vite e prendere e tagliare con il seghettino mobile, che non mi ricordo dove l'ho messo. Eccolo qui. Prendere e tagliarla. Ragazzi, lavoro molto faticoso, ma io ci riuscirò. Ci devo riuscire. Se no non arrivare mai al mio obiettivo, ovvero 1000 iscritti. Obiettivo praticamente impossibile, però facile da raggiungere se hai volontà. Se non hai volontà, niente. Prendo il trapano un attimo. Spero sia. Ragazzi, mi sono reso conto che non ci tenevo la vite qui, la pedana muore, quindi la dobbiamo rimettere, dobbiamo escogitare un altro modo. Ok, passiamo direttamente alle fasce 2. Seghetto mobile alla mano e sono molto esperto. Non cadevo pure. Ragazzi, facciamo una prova. Allora, secondo me è a livello. Poi guardate voi qui, secondo me
è a livellissimo. Ecco qui, ragazzi, dai. Ragazzi, lo stucco sembra essersi aggiustato, quindi 3, 2, 1. Ragazzi, la nostra pedana si è girata magicamente. Comunque, vedendo qui sotto, la situazione non è delle migliori. Abbiamo un buco che va aggiustato. Molto bello. Qui, vabbè, va tutto quanto stuccata. Qui non fa niente. Qua sopra. Ragazzi, stucco quasi asciugato, cioè si era asciugato ma si sta asciugando del tutto, che ora dobbiamo iniziare a lievitare la nostra pallet, dai. Ora lo giriamo. E 3, 2, 1, si inizia. Qui stiamo aggiustando leggermente lo stucco, perché se no il nostro piano va a finire male. Ora diamo la prima mano e vediamo come sembra. Cosa qua, proprio rotto le scatole. Tura bianca ancora quando ne vuoi. Ne abbiamo queste smalto all'acqua. Ok, ragazzi, allora, ragazzi, non c'è male, un po' di riperfezionamento, ma non c'è male, ragazzi, non c'è proprio male. Tattica super segreta per non sporcare molto la zona di lavoro. Non impregnare tutto il pennello per pittare. Perché se lo impregniamo tutto poi non ci ritiriamo più. Guarda, io ho sbagliato la tattica. E ora sto sporcando tutta la zona di lavoro. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa volete come prossima cosa da costruire. Magari ci facciamo anche un'idea insieme. E ragazzi, sta venendo proprio bellissima. Non sono contentissimo. Ragazzi, iniziamo qui. Ops. Abbiamo rotto tutto? No, è caduto solamente la nostra appoggio. Aia. Anzi, volete vedere che sensazione vi faccio vedere ora? Volete vederla? Un attimino, eh. Giriamo qui.
Sensation movimentata questa, eh. Se mi vuole il telefono, colpa vostra. Perfetta. Sensation. Vabbè ragazzi, ci vediamo mo che la pedana è finita. Finita di pittare, no? Finita del tutto, eh? Non credo che... Vabbè, vedete quanto è bello pittare, ragazzi? Cazzo, mi sono sporcato la maglia. La lascio qua la maglia e qua. Madonna, gancio quasi fatto. Beh ragazzi, la nostra giornata di pittata si può concludere qui con un'altra lavata e da Karate 10 per oggi è tutto. Ci vediamo al terzo giorno. Ragazzi, terzo giorno in cui costruiamo un portavasi. Ciao raga! Oggi c'è anche lui che mi ha lasciato per 2 giorni da solo e ora stiamo aspettando che si sta asciugando. La pittura che ho messo off camera, perché era un po' noioso far vedere come si mette la pittura. Ora dobbiamo aspettare solamente che si asciuga e poi possiamo ricominciare e ricontinuare la costruzione del nostro portavasi, ragazzi. Capito? Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace per supportare questo bellissimo esperimento. Guardate la fotocamera. Ti si è accesa bella e buona. Ragazzi, guardate qui. Attimo, mi avvicino. Pittaggio estremo, ragazzi, stiamo continuando a pittare la nostra bellissima pedana. Troppo estremo, patrimonio dell'UNESCO. Quello fa un scemo. Allora ragazzi, questa parte l'abbiamo ormai completata, infatti un bellissimo colore lucente che con il sole si vede ancora meglio. Qui dietro ora noi stiamo riperfezionando questi posti qui e siamo indecisi se stuccarla questa parte o meno. Guardate qui, molto bello, dai. Sta venendo proprio un bellissimo lavoro. Ragazzi, guardate qui mio fratello come pittura. Sta pitturando. E noi nel frattempo parliamo di come deve venire la nostra pedana. Allora ragazzi, qui in queste parti andrà messo questo fatidico pezzo qui, dove li ho messi? Quei due pezzi lì, guardate, questi due bellissimi pezzi andranno messi qui, che poi con una plastica impermeabile riusciremo a farci mettere la terra e l'acqua,
così da poi avere l'effetto sono sporcato di pittura, l'effetto impermeabile e poter annaffiare le nostre piante. Comunque ragazzi, qui abbiamo quasi finito anche la parte di dietro. Dopo non ci resterà altro che posizionare i due pezzi e fare le prove finali, mettendoci la terra e provando ad annaffiare e vedere se si bagna la pedana, ragazzi. Quindi ragazzi, vi volevo far fare un tour della falegnameria. Questa falegnameria è la falegnameria di mio nonno. Qua c'è di tutto, c'è tantissima roba, cioè guardate qui, solo roba. Infatti è un casino qui che non si capisce niente. Tutti questi attrezzi non ne so usare manco uno, so usare la sega e basta. La tenaglia, basta poi. Le altre cose non so manco cosa sono. Lì abbiamo mio fratello che si sta mettendo all'opera. Bellissimo, eh? Mettersi all'opera. Nico, com'è ben lavorare? Bello, è più bello pittare. Ah, ok. Allora, ragazzi, ci vediamo nella clip di dopo e spero che abbiamo finito il nostro lavoro. Ragazzi, siamo addirittura d'arrivo. Guardate qui. Ora la nostra pedana si può dire quasi tutta pittata, ragazzi. Guardate quanto è bella. Qui abbiamo mio fratello che si sta uccidendo. Non mi rompere le assi. Poi, voi state chiedendo come mai France non hai pittato qui, qui? Perché qui vanno messe le assi nostre. Una andrà messa qui e un'altra qui. Così da poi fare il sostegno per mettere la carta impermeabile. Ragazzi, stiamo facendo un progetto che proprio nessuno lo sa fare. E ragazzi, ci vediamo, mo che la pedana è completamente finita. Ragazzi, stiamo iniziando a scarseggiare di pittura. Questo che si aiuta a sporcare. E poi tutto sporco. Pochissimo. Dobbiamo fare questi lati? Sì. Questi qua. Però abbiamo finito tutto. Vai a chiedere a papà se tiene pittura aperta. Va bene ragazzi, andiamo a recuperare un po' di pittura e poi ci vedremo subito appena presa la nostra pittura. E 3, 2, 1 comparirà la nostra pittura. Ma la pittura è proprio caduta da sopra le mie mani. Vabbè ragazzi, ora utilizzeremo quest'altra pittura per finire la nostra pedana. Guardate quanta pittura che c'è qua dentro. Tutta quanta quella lì che ci serve per finire la nostra pedana. Ma con questa pittura ci finiamo tutto. Guardate. Allora, ecco qui ragazzi, ci vediamo poco prima di mettere le nostre assi, che sono stati inutili per 2 giorni e oggi diventeranno utili. Oggi faranno qualcosa di buono per l'umanità. Guardate voi. Beh ragazzi, ci vediamo dopo. Ragazzi, e ora abbiamo finito di pittarla completamente. Solo lui che sta a fare il rifinito. Qua non è pittato bene, vabbè, io non fa niente, tanto va sotto questa parte. No, qui devo parte. Pittare dopo. No, non va, non lo devi pittare più. Allora ragazzi, ora aspettiamo solo che si asciuga. E non ci resta altro che aspettare un'oretta. Niente di che. Dai, che poi ci vediamo subito. Quarto giorno, ragazzi, quarto giorno. E dovrebbe essere l'ultimo giorno che ci servirà per completare la nostra opera. Dai, seguitemi a vedere com'è venuta, dai. Venite, dai. Ah. Yeah, venite. È vero, non si muove da solo tutta la... Ragazzi, ora facciamo delle riprese. Eccole qui. Questa è la pittura dal davanti. Molto bella, è venuta pulitissima. Qui non l'ho pittata perché sarebbe uno spreco di pittura, visto che qui ora ci dobbiamo mettere le assi.
E dietro, visto che va vicino al muro, non ci serve pittarla. Quindi ragazzi, ora non ci resterà altro che mettere le due assi e abbiamo completato la nostra bellissima opera. Ragazzi, allora, vi stavate chiedendo, nello scorso giorno avevo detto che a cosa ci servivano queste assi, non ve l'avevo ancora detto. Oggi sarà il giorno in cui vi dirò a cosa serviranno queste assi. Pazzesco, raga, proprio bellissimo saperlo cosa succede, a cosa serviranno. Sarà una cosa molto utile a quello in cui serviranno.